Ciao a tutti, oggi prepareremo la ricotta per riempire i cannoli. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 5 minuti. Gli ingredienti che vi indicheremo in questo caso non sono tutti necessari, ma a noi sono necessari per farvi vedere tutte le varianti del cannolo. Comunque sono ricotta di pecora, granella di nocciole, granella di pistacchio, gocce di cioccolato, arancia candita, zucchero e le cialde dei cannoli nella variante normale e nella variante mignon. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo video-ricette-bimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Stiamo polverizzando lo zucchero, mettiamo lo zucchero all'interno del boccale. Lo andiamo a polverizzare per 20 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo lo zucchero. E adesso andiamo ad aggiungere la ricotta. E la facciamo lavorare per un minuto a velocità 3. Adesso andiamo a posizionare la farfalla e andiamo a lavorare la ricotta assieme allo zucchero per 3 minuti a velocità 3. La nostra ricotta è pronta. Andiamola a mettere in frigo per almeno un'ora. Dopo aver uscito la ricotta dal frigo, andiamo a riempire le nostre cialde. Iniziamo con la versione classica, solo ricotta con granella di nocciole, quindi andiamo a mettere la granella, prendiamo una cialda, iniziamo a riempirla, facendo riempire anche l'interno. Proseguiamo col secondo lato. Dopodiché andiamo a mettere la nostra granella di nocciole. Sul nostro cannolo e diciamo che questa è la versione classica del cannolo alla ricotta con granella di nocciole. Adesso andiamo a fare la versione con la ricotta e le gocce di cioccolato. Andiamo a prendere un po' della nostra ricotta, la mettiamo in una ciotola. E andiamo ad aggiungere un po' di gocce di cioccolato. Andiamo a mescolare l'impasto. Questo sarà l'effetto. Andiamo a prendere la nostra cialda e andremo a riempire come abbiamo fatto in precedenza. Una volta riempito, andiamo a decorare
con altre gocce di cioccolato. Altre versioni sono con l'arancia candida, stesso procedimento delle gocce di cioccolato, prendiamo un po' di ricotta, la mettiamo in una ciotola e la andiamo a mischiare con una parte dei canditi. È possibile sostituire la granella di nocciole con la granella di pistacchi. Adesso faremo un'altra variante che è la ricotta al cioccolato. Andiamo a posizionare di nuovo il nostro boccale. Mettiamo un cucchiaino di cacao e riazioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3. La nostra ricotta al cacao è pronta, andiamola a mettere in frigo per almeno una mezz'oretta e poi andremo a riempire i nostri cannoli. Cannola alla ricotta siciliano. Grazie e alla prossima ricetta.